sono ancora vivo, meno male. Mannaggia la balena. Spero che Lord si sia salvato. E infine io, di che morte sono morto? Qualcuno mi tiri fuori di qui. Minchia, che enorme, incredibile, spocco! Ehi, tu. E tu chi sei, scusami? Sono Tagomo Pomodoro, sono bloccato qui da non so quanto. Giusto così, tanto per curiosità, ma sei un amico di Elettro? Sì, ti prego, aiutami ad uscire di qui. Non ti preoccupare, amico mio, penso di aver già capito come uscire da questo casino. Grazie mille. Ascolta, non è che prendi la mia roba nel barile? Giusto per sapere, ma come sei venuto in questo casino? Ho provato ad hackerare lo server. Avevo un altro nome, Potato 73, ma mi hanno scoperto e cacciato. Non ne so nulla comunque. Invece io sono finito qua dentro perché stavo cercando di inseguire un mio amico mentre se ne andava. Comunque, nonostante tutto, ho preso tutto quello che ti serviva. Mo è meglio che andiamo prima che tu faccia la fine della passata. Comunque non ti preoccupare, amico mio, so già come uscire da questo posto. L'ho visto fare in un videogioco una volta. Meglio aggiungere un po' di pepe alla situazione. Geniale! Sono un cazzo di genio! Let's go, Ski! Tu sei pazzo, altro che genio! Non ti preoccupare, c'ho io cosa fare! Hai le ali? Certo che la balena era andata veramente tanto distante. Già. Ma? Che cazzo è quello? È una gigantesca orda di mostri. Se così come Alconci non riusciremo mai a batterla da soli. Dobbiamo andare immediatamente a dirlo agli altri. Vediamo se così voli bene. Porco Giuda, che dolore! Max, stiamo solo dicendo che è impossibile che ti sei fatto in due giorni un fracopino di vite. Ammettilo, te la sei cittata. Ah, non me la sono cittata. Ho avuto solo fortuna. E poi anche Deku mi ha dato un po' di netterite. Max, te ne ho dati soltanto due, del resto non ne so nulla. Ragazzi, lo so che non c'entra niente, ma Lord Pizza che fine ha fatto? Ho finito, tu eri con Lord oggi, sai dirci qualcosa? Mentre inseguivamo Wewu è stato ingoiito da una balena, non so se si è salvato. Dovremmo fare qualcosa per ritrovarlo. Qualcuno ha qualche idea? Potremmo fare... Con Giuda, che dolore! Ragazzi, me l'avete sentito? Ah, cazzo! Lord! Dice! Porca troia. Ciao ragazzi, sono tornato. Guarda un po' chi ho trovato nella balena Elettro. Comunque Pomodoro ti vedo un po' gracilino. Proviamo a mettere questo, magari funziona. Ho dato una piccola dritta al tuo fertilizzante. Che ne pensi? L'aspetto che il fertilizzante ti ha dato dipende solamente dalla tua personalità. Ecco, questa cosa che ho appena detto è inerente al fatto che Pomodoro ha due canali, ovvero quello principale e il secondario. Per favore andatevi a iscrivervi a entrambi i canali, che purtroppo ne ha pochi, poverino. Andate su, forza. Anzi, prima di tutto finite l'animazione, non ve la andate subito. Questa cosa secondaria fatela dopo. Quindi ti piace?
Da questo momento in poi vi informo che l'animazione prenderà una piega diversa e uno stile diverso. Ditemi voi se mi piace, se no lo cambierò. Babbo, ya, ragazzi, non litigate, non litigate, per favore. Devo dirvi una cosa importante che abbiamo visto mentre stavo arrivando qua in volo. Grazie, Deku. Ne avevo proprio bisogno. Non c'è di che, Lord? Allora, Lord, che dovevi dire? Ok, vi spiego subito. Ovviamente mentre noi stavamo volando ho visto un'onda enorme di nemici. Il problema però è che c'erano mostri che nemmeno conoscevamo. Lord, ma ne sei veramente sicuro? Eletto, te lo giuro, veramente c'erano mostri enormi con forme stranissime. Ehi, Lord, però non ti scaldare. Allora, lo ripeterò. Qualcuno ha qualche idea su come sconfiggere questi mostri? Potremmo fare un campo minato. Sì, bravo, così distruggiamo tutto. Chiediamo a lui Patrizio di aiutarci. Ragazzi, mi è appena venuta un'idea geniale. Spara. Ho in mente un piano che si basa vincente sull'attacco e so come possiamo vincere. Ok, compa, allora dici tutto. Perfetto, allora vi spiego subito. Ognuno di voi avrà un compito importante che servirà ai fini di questa cosa. Elettro e Nico, trovate e portate due persone che sono molto importanti e che sono anche abbastanza forti. Sto parlando di Return e Bear MFG. Ok, allora io andrò a prendere Bear. Mentre io andrò a prendere quest'altro. Asmar, tu invece dovrai dire a Emolik di questa cosa e chiedergli di aiutarci. Ok, va bene, nessun problema. Opgita, tu invece dovrai andare a cercare Wewe e portarlo da noi. Ma non so dove è andato. Non ti preoccupare, so che ce la farai. Intanto io preparerò le armi per tutti quanti voi. E Elettro, tu in parte dovrai anche andare a chiedere ai poteri forti di prestarti il potere dello spazio e del tempo. Ok, ci proverò. Voi altri invece dovrete solo aspettare che io finirò le armi. Allora, quindi siete tutti con me? Sì! Ovvio che ci stiamo! Ma cominciamo se ti servo! Perfetto, allora tutto questo avverrà domani perché il mio fisico si tiene in piedi per miracolo. Stiamo aspettando. Per fartela breve, stiamo aspettando che Elettro, Return e Bear arrivino qui insieme. Probabilmente, appunto, saranno incontrati sullo stesso cammino, quindi magari per questo si stanno ritardando. Ma, per curiosità, non puoi dare le armi prima a noi e poi a quegli altri tre? Nana, Nico, non se ne parla proprio. Voglio dare le armi tutti quanti in un colpo solo,
e quindi non se ne parla proprio. Tu poi hai anche già i tuoi poteri e le tue armi personali, quindi proprio tu non dovevi parlare. Che palle. Comunque anche sono contento che Wevutu sia tornato tra di noi. Eh già, anch'io sono contento, però nemmeno il tempo di stanziarmi che mi avete subito richiamato. Mi dispiace tanto, bello mio, ma questa volta era necessario. Oh, ehi raga, siamo arrivati. Eccoli lì, campioni ragazzi, siamo tutti quanti qua, venite. Li ho ritrovati. E io sono riuscito a ottenere i poteri forti. Meraviglioso, sono contento che avete fatto tutti quanti la vostra parte. Adesso che siamo tutti quanti qui, possiamo passare alla distribuzione delle armi. Allora Max, per te abbiamo queste due gemme che si vedono dopo e questa ascia velenosa super... Bellissima! Oppogita, per te abbiamo questa gemma che servirà anch'essa dopo. Ok, carina, ma a me sembra uguale al mio diamante. Nico, invece tu aggiungi questa capsula energetica al tuo bastone. Wevu, per te invece abbiamo questo gigantesco martellone ad alta reazione.